Quindi stasera se ti chiedi di uscire non uscirai. No. Ma però spiegatemi una cosa, Maria, perché forse allora sono io che non ho capito. Ma se incontri una persona, passi del tempo, ci stai bene, devi fermare a pensare un attimo e dire ma guarda, mi conviene continuare? No. Vabbè, ma tu neanche la vivi, non, non te la poni neanche la domanda. Ci stai bene, lei ci sta meno bene. Per quello che si pone delle domande. La, no? Esatto. La viviamo insieme. Io ho notato felice. Comunque, chiamiamolo una certa sofferenza, domenica con quel messaggio. Sì, però... Ma perché era un accumulo, per questo ti ho sbroccato, scusa il termine, per questo, perché era un accumulo che io stavo zitta, zitta, volevo vedere, 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 ma zitta, poi... Zitta, 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 sembra che... Vabbè, dai. Ok, quindi io continuo, nel senso che se questa persona mi piace quel tempo che passiamo insieme, perché rinunciare? È sbagliato questo? Lei però vuole chiudere, no? Adesso, adesso, quello che ho fatto io finora. Ok. Vista questo. L'hai detto ma guarda pure. Che dall'altra l'hai parte detto. Non avevo sei una persona un egoista, contraria a questo. Perché tu dichiari di non essere innamorato, ma vuoi continuare per forza. Lei invece è innamorata e non ti rendi ma conto scusami, di questo. Gianni, ma sei d'accordo anche lei, tu perché devi dire il contrario? Sei d'accordo? Ah, perché finora, noi, finora com'è scusami, andata? Finora com'è ero andata? D'accordo, scusami, ma che vuoi dire, fare un anno qua dentro niente, a cercare qua... di capire se ti innamori con lei? Almeno no, sta un bene. Anno, no, non se vuoi fare queste prove te le fate fuori. Perché non va bene. Non va bene. C'ha ragione, se no te lo fai fuori. Ha ragione, Riccardo. Grazie.